Benvenuti nel podcast quotidiano di Varese News. Io sono Roberta Bertolini e queste sono alcune delle principali notizie pubblicate martedì 13 maggio. Per la Lombardia la fase delle prenotazioni del vaccino per gli over 40 potrebbe partire alla fine della prossima settimana. Lo ha detto in diretta Radio 24 il presidente della regione Attilio Fontana, che ha spiegato il punto della situazione della campagna vaccinale lombarda. Abbiamo le nostre agende riempite dalle prenotazioni dei 50-60enni che hanno aderito numerosi e sono molto orgoglioso di questo, ha detto Fontana. Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se ne arriveranno altre. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento agli over 40. Si è aperto giovedì con l'udienza preliminare il processo per il crollo di Albizzate avvenuto il 24 giugno 2020, che causò la morte di tre membri della famiglia Annac, la madre di 38 anni e i figli di 5 anni e 12 mesi, mentre un terzo figlio si salvò miracolosamente. Il processo si tiene al tribunale di Busto Arsizio. Il sostituto procuratore Nadia Calcaterra ha chiesto il rinvio a giudizio di due indagati: il progettista Cesare Gallazzi, ingegnere di Busto Arsizio che oggi ha 95 anni, e di Antonio Giovanni Colombo, che è invece l'amministratore unico del complesso edilizio crollato. Sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri della compagnia di Gallarate e delle perizie, la procura contesta di aver causato il crollo per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia. L'udienza preliminare è stata aggiornata al 16 settembre. Festa di compleanno VIP a tinte nerazzurre stoppata dai carabinieri. Alle 3 di giovedì notte, a Milano, a seguito di una segnalazione arrivata al 112, i carabinieri della compagnia Milano Duomo e del nucleo radiomobile sono intervenuti in un albergo del centro, dove, all'interno di una sala eventi, si stava festeggiando il 27esimo compleanno del calciatore dell'Inter, Romelu Lukaku. Oltre a Lukaku, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni giocatori dell'Inter e il direttore del ristorante dell'hotel che ha organizzato l'evento. Il direttore e gli ospiti saranno sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid-19. Il teatro Apollonio di Varese ha un nuovo proprietario e le novità messe in campo sono già moltissime, a partire dai lavori di ristrutturazione e abbellimento che verranno realizzati sulla struttura di Piazza Repubblica. A poche ore dalla firma che ufficializza il passaggio di proprietà, Alessandro De Luigi della D Management SRL spiega che c'è tanta voglia di ripartire. De Luigi collabora con il Teatro Varesino da 3 anni, da quando ha preso in gestione il cartellone degli spettacoli, e adesso ha deciso di acquistarlo. Sta quindi progettando i passi che porteranno alla riapertura della struttura di Piazza Repubblica prevista per ottobre. Confermato alla guida del teatro, lo storico direttore Filippo De Santis. Presentata questa mattina in Camera di Commercio a Varese una manifestazione motociclistica benefica in programma domenica 23 maggio. Ce ne parla l'organizzatore locale Gianmario Volpi, presidente di Caffè Racer Varese. Sì, ciao a tutti. Domenica 23 maggio portiamo per la prima volta la partenza del Distinguished Gentleman Ride a Varese. In realtà l'abbiamo già fatto arrivare a Varese. E quest'anno sarà una versione un po' particolare per via del Covid, ovviamente, quindi avremo un percorso che si snocciola lungo tutta la parte Valceresio, Valgano, delle parti più belle motociclisticamente parlando, e parte dalle Ville Ponti e arriva al Borgo di Mustonate. Che cos'è il Distinguished Gentleman Ride? Distinguished, quindi è un po' una cosa elegante. Gentleman, gentiluomo, quindi di alti valori, ride, un giro in moto. Si raccolgono dei fondi dal portale di The Distinguished Gentleman Ride, vanno a finire tutti questi fondi in una fondazione che si chiama Movember, una fondazione australiana. Questa fondazione sostiene la lotta per il carcinoma alla prostata. E nulla, questa è una manifestazione, chiamiamola globale, mondiale. Pensate che accade in 100 paesi e in 650 città. Varese in questo momento è la terza città più importante in Italia in termini di numeri, in termini di qualità. È bellissimo, quindi venite, perché è davvero bellissimo, è divertente, bellissimo. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast quotidiano, che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify e YouTube.